Only Craps Bitches! A tutti quanti ragazzi, sono Mezzebossa e sono tornato con il 61esimo episodio della mia serie della mia guida The Mobile Flu su Pokémon Bianco 2. Ricordo ragazzi che, se tutto va bene, se non ho sbagliato, tra virgolette, i miei calcoli, questo dovrebbe essere il quart'ultimo episodio, esatto, perché in questo episodio, lo ripeto, andrò a catturare il trio dei laghi. Sì, li catturerò tutti quanti in un unico episodio, a partire da Azelf, che si trova, vi ricordo, nel percorso 23. Ed ecco perché mi sono fatto trovare all'uscita della fossa gigante. Ora, come vi ricorderete, il trio dei laghi si trova un po' a casaccio. Infatti vi ricorderete che mentre stavo cercando di andare nel museo di Zefiropoli per prendere il fossil tappo, ovvero quello del nostro amato Tirtouga, che non potrò mai allenare se non in un futuro chissà quanto futuro appunto, praticamente si trovano un po' a casaccio. Avete visto che lì, se non mi sbaglio, nel museo c'è Mesprit. No, un attimo, l'essere delle emozioni nel museo ci sta meglio volontà? No, volontà, oddio, non lo so, non mi ricordo quale dei due. Sta di fatto che dovete andare in un punto preciso per farlo spawnare, non è già presente nell'overworld. Oddio, con quali movimenti però? E oddio, ho fatto un respiro molto strano. E ragazzi, dove si trova nel dettaglio Azelf? È nel bel mezzo di questo percorso. Ok, il repellente non era attivo. E siccome ho controllato off camera, dovrebbe trovarsi sopra questo... insomma, questo... non piedistallo, neanche piattaforma. Questo rialzino. Ora, non so se stare zitto, ma provo. No, ok, appunto, non serviva. Allora, ragazzi, si avverte una presenza misteriosa. Un attimo. Ok, è esattamente come nel museo. Mi sono dimenticato di controllare chi mando per primo e Kitty, sinceramente, non mi ispira. Dovrebbero essere a livello 65 e Mustache penso che sia veramente ottimo. Non utilizzerò palla ombra, ovviamente. Però, ritorniamo... Dicevo, si avverte una presenza misteriosa, vuoi dare un'occhiata in giro? Ovvio! Allora ragazzi, io adoro questa host. Io adoro questa host. E il mio intento era di farvela sentire bene, però siccome sono un cretino ho fatto i save states e si è rovinata una piccolissima parte della host. Save states che tra l'altro rifaccio e se devo essere sincero pensavo di ciottarlo con Surf, perché Azelf fa veramente delle difese basse. Ha un attacco speciale e un attacco e anche una velocità molto alti. Sta di fatto che adesso non ho idea di cosa fargli. Geloraggio lo butta giù, ragazzi. Devo cambiare, fargli... non lo so. Geloraggio lo butta giù per forza. Sono abbastanza sicuro. Appunto. Ah, ok, un brutto colpo. Allora, siccome il brutto colpo è tarato, nel senso, se io rifaccio un'altra volta Geloraggio dopo aver ricaricato il save state, lo fa lo stesso, quindi uso una Ultra Ball e poi riprovo con Geloraggio, riprovo. E fatalità, in un episodio dove ho un sacco di tempo libero per leggere commenti, ne ho pochi da leggere, ma ciò mi darà la possibilità, tra l'altro, fare 3 save states. È stata una brutta mossa, devo farne solo 2. Bene, ecco, ora farne 3 è la mossa migliore. Almeno mi dare la possibilità di parlare di un bel po' di cose, ragazzi. E tra l'altro Azelf lo abbiamo... non è vero, già catturato, assolutamente no. Bene, direi di continuare con le Ultra Ball e di cominciare a leggere i pochi commenti che ho da leggere. Sono 4 e sono tutti del 57esimo episodio. Non è arrivato ancora nessun commento del video di oggi, anche se è passata soltanto... non è vero, Emilio Ivaldi ha scritto 3 minuti fa.
Era il video "Sono nervoso", ma comunque, come ho scritto nel post di condivisione del video su Facebook, sto già meglio, non preoccupatevi. Allora, cominciamo a leggere i commenti. I due commenti... due commenti sono di Club Game TV, che mi aveva scritto: "Ciao Belze, dove posso contattarti in privato? Tra parentesi, ci terrei se rispondessi qui." Al che io gli ho risposto: "Rispondo solo mentre faccio i video, poi vi spiego meglio tutta la situazione." E mi scrive, mi risponde: "Ok, spero in una risposta nel prossimo video." Allora, prima rispondo al secondo commento. Io nei video rispondo sempre, sempre. Tranne anche quando mi offendono perché gioco con i Pokémon, ok? Lì do in escandescenza, ma rispondo sempre, ok? E Aself, devo stare attento. Appunto, non importa, dai. Kitty dovrebbe reggere molto bene, dovrebbe reggere. Al massimo poi rivitalizzo Mustache. Dicevo, io rispondo quasi sempre. L'unico caso in cui non rispondo o non leggo i commenti è quando la gente si spamma. Oh mio Dio! Cavolo. Dopo manderò Salazar. Sono costretto. Madonna il danno. Non mi conviene... Mi conviene rivitalizzare Mustache perché regge meglio, regge. Eh sì. E poi proveremo con Serperior. Tra l'altro, stavo per fare fuga. Cioè, in realtà ho premuto B prima. Ma a quanto pare non si può premere B. Bisogna scegliere fuga. Il che è un'ottima cosa. Addirittura stavo dicendo, quando inizierò Pokémon Giallo, nei primi episodi leggerò i commenti degli ultimi episodi di Bianco 2, che purtroppo non riuscirei a leggere ovviamente. Ah, forse ha fatto congiura prima, il che è una cosa dannatamente malvagia. Ma tipo tanto, devo sbrigarmi a catturarlo. E infatti mi fa un botto di danno, ragazzi. Oh sì, se non mi sbrigo a catturarlo sarà la fine. Sapete che quasi quasi mi conviene già usare le Timer Ball. Non so quando cominci l'efficacia maggiore delle Timer Ball. Zefiro è il più debole. Voglio fullare. Al massimo poi ricarico le slot, ragazzi. Lo sapete benissimo che non mi faccio problemi a farlo. Visto che comunque... E questa è l'ultima congiura, credo. Visto che comunque stavo dicendo, alla fine... mi sono sbagliato. Alla fine è come se io salvassi davanti al leggendario. Boh, non ce la faccio, spengo, riaccendo. È la stessa identica cosa. E non potete dirmi niente. Allora, Timer Ball. Mentre, per quanto riguarda la prima cosa che mi hai chiesto, dove puoi contattarmi, è vero, io rispondo quasi solamente mentre faccio i video. Però, c'è da dire che ho una pagina Facebook, ok? Ah, quindi divinazione in... Allora, non mi ricordo in quale gen divinazione diventa una vera e propria mossa, perché era un po' strana nelle prime gen. E qua invece viene boostata dall'attacco speciale boostato. E sto avendo una sfiga incredibile, ragazzi. Dicevo, io ho una pagina Facebook. Se volete scrivermi delle piccole cose, se volete farmi delle domande molto veloci, fatemele, perché io vi rispondo. Ma se mi scrivete un papiro, allora non vi rispondo. Se volete farmi una domanda molto veloce e non volete aspettare che esca... Oh, che culo! E non volete aspettare che esca il video, fate conto che ho sempre Facebook aperto, quindi capite quello che voglio dire. Quindi se mi fate una domanda veloce, ma molto veloce, io vi rispondo sicuramente. Potete farmene anche più di una dopo che vi ho risposto. Cioè, un'altra dopo che vi ho risposto. Non ci credo. Però, capitemi. Eccola. Ho ancora poche possibilità, ragazzi. Già. Non pensavo che fosse così difficile. Che sarebbe stato così difficile. No, in realtà non posso dire sarebbe stato, perché siamo ancora nel presente. Non ci voglio credere. Non ci voglio veramente credere. Mentre gli altri due commenti, e più quello di Mille Valdi che leggerò dopo, sono ovviamente sempre del 57esimo episodio, sono di Nalchio, che mi scrive due commenti, uno di risposta all'altro. Il primo è: "Quel Jellicent femmina nella baia spiraria", e qui la ringrazio per l'illuminazione perché non ci sarei mai arrivato, pensavo che fosse sinceramente... Ah, ok, ultima scelta, funziona soltanto... Non mi ricordo se prima hai utilizzato tutte e tre le mosse o se hai finito i punti potenza di tutte e tre le mosse. In questo caso è un'ottima cosa.
Adesso lo scopriremo. Se fa solo l'ultima scelta, non mi fa troppo danno perché è normale. Ed è fisica. E potrà fare solo quella mossa. No, divinazione. Quindi devi aver prima utilizzato tutte le mosse. Beh, ho soltanto Ryuji, ragazzi. E poi dovrò ricaricare le slot. Slots. È un Pokémon speciale che compare solo il giovedì ed ha sempre l'abilità speciale, umidità, in questo caso. Pokéball, Timer Ball. E su Nero 2, invece, compare Jellicent maschio, ma di lunedì. Bel video, Belze. Innanzitutto, grazie mille, sì, anzi, grazie mille sia per il complimento che per... abbiamo perso, ragazzi. Già. Boh, si riparte. Mi dispiace fare così, ma veramente Azelf è tosto. No, No, Ah, ecco. Ma vuoi vedere che ci metto tanto tempo? Nel senso... Io pensavo sì, ci metterò 25 minuti a catturarli tutti e tre e poi ci facciamo la falda sotterranea che non dovrebbe essere lunghissima. Ah, giusto, adesso viene la divinazione che mi sciotta. Io uso come no? E io invece uso l'iperpozione. Oro. E grazie perché non ci sarei mai arrivato. Pensavo fosse un il glitch del Jellicent femmina, esclusivo di Bianco 2, o anche Nero 2 magari, però grazie perché non ci sarei mai arrivato. Ultra Ball e dobbiamo catturare Azelf as soon as possible perché veramente qui non ha ancora fatto nessuna congiura se non mi sbaglio. Già. Comunque, grazie mille per il commento e anche per il bel video, Belze. Mentre poi mi scrive un altro commento, sempre Nalchio: le mosse che colpiscono più avversari nelle lotte in triplo dovrebbero fare il 75% dei danni totali come accade nelle lotte in doppio. Se vuoi posso suggerirti io delle acrom interessanti per il futuro. Magari ti scrivo su Facebook uno di questi giorni. Allora, prima parte del commento, grazie, perché è sempre utile, giustamente è degno di un'amministratrice di Pokémon Central Wiki. Eccola, ora iniziano i problemi. O forse addirittura la seconda congiura che fa, perché non ho guardato. Comunque, ottimo sapersi. Che facessero ancora meno danno sarebbe stato veramente tremendo. Ah! Se facesse ancora meno danno del 75% sarebbe stato tremendo. Adesso comincio con le timer. Oh! No, io non ci... Io Azelf, anzi Azelf, fai letteralmente quel cazzo che vuoi. Io basta, io chiudo tutto. Cioè veramente, puoi fare veramente quel cazzo che vuoi, praticamente. No, perché non è possibile. Non è veramente possibile. No, non lo so. Invece, per quanto riguarda le Acrom da suggerire, non fatelo, non farlo e non fatelo, perché non è la stessa cosa suggerire Acrom e propormele se sei uno sviluppatore o il creatore, perché mi trovo meno stimolato, piuttosto faccio giochi originali, cioè i giochi principali, i giochi veri e propri. Ed è per questo che voglio fare giallo, Nuzlocke randomizzata di cristallo, Lorenzo Checcacci si brilleranno gli occhi, la run monotype di tipo coleottero, voglio provare a portare di nuovo Diamante e Perla con squadre alternative, ma quello se ne riparlerà chissà tra quanto. Piuttosto faccio i giochi principali, i giochi originali. Se mi vengono proposte della Chrome suggerite, non sono stimolato abbastanza, ok? Preferisco che siano i creatori a dirmi sponsorizzale, ok? Non lo so, è anche un po' una paracurata per dire, boh, magari sono il primo a farci la serie, però non mi troverei stimolato, già mi conosco. Mentre il commento, anzi, sono arrivati due commenti nel video di oggi, di uno è di Teo03 e l'altro è di Millevaldi, che leggerò appena possibile, anzi, penso che li leggerò durante Mesprit o Yuxi, altrimenti qua non lo catturo. Azelf, ma veramente non è possibile! Puoi farti catturare, porca! Non è possibile, io non ho parole. Ragazzi, io non ho veramente parole. Dai, quante volte ha fatto tre movimenti? Ora mi concentro finché non catturo Azelf e giuro che speedrunno come la Madonna. Giuro che... No, non è vero. Giuro che velocizzo come la Madonna. Devi farti catturare. Devi farti catturare io veramente, ragazzi, io non ci voglio credere.
Io non ci voglio veramente credere. In questo video catturerò tutti, li catturo tutti e tre. Non è possibile, io non ci credo. Io li catturo tutti, giuro. Giuro che li catturo tutti e tre. Venisse anche un video di 50 minuti, li catturo tutti e tre. Chi se ne frega della falda sotterranea? Io volevo veramente farla tanto, ragazzi. Così da metterci anche un po' di movimento. Nel senso, mi muovo. Batto allenatore. Porca puttana, non è possibile. Non è possibile. Io odio Azerf. Ok, Azerf è salito al primo posto dei Pokémon più odiati. Porca. Io non ci posso credere. Io veramente. Io non ho. Dovevo curare coso. Ti prego. Ti prego. Ti prego, non farmi ricaricare da zero di nuovo. Che le timer ball perdono efficacia. Ti prego, Azelf, collabora. E bisogna ricominciare un'altra volta. Io, ragazzi, mi sa che deve farne tre adesso. Se è tarato di nuovo, ne farà tre. Sì, è tarato di nuovo per farne tre. E quindi anche queste ball sono tarate. Io adesso lancio una Pokéball, chi se ne... Mamma, se lo catturo con la Pokéball, giuro che chiudo il video. Giuro, giuro. Da, ecco. E neanche darmi il contentino di farne almeno un movimento. No, no, proprio no. Dopo leggerò i commenti. Dopo metterò anche il like e il cuore. Questa era congiura, vero? Ti prego, Azelf. Ti prego! Non farmi innervosire. Non fatemi innervosire un'altra volta. Io non ci credo. Veramente. Giuro che li catturo tutti e tre. Venisse a, ma non ha senso curarlo a questo punto. Pozione max. Io veramente non ci credo. Ha usato ultima scelta e ho fatto di nuovo un respiro strano. Per favore, Azelf. Per favore. Sei a pochissima vita. Sei quasi a un PS. Sei quasi. Non so se bisogna farlo scendere a un PS per aumentare la probabilità o a vita rossa, basta. O sono entrambe due condizioni diverse di aumento di probabilità. Ho spiegato in modo un po' strano, però sicuramente mi avete capito. Se c'è differenza tra vita gialla, vita rossa, un PS o anche magari 2-3 PS. Boh, ragazzi, boh. Vabbè, sapete cosa? Sapete che quasi quasi ho trovato la miniatura perfetta per questo episodio? Sì, fanculo la miniatura, quella del trio. Chissene, chissene, chissene. Così almeno capirete dal titolo. Perché non è possibile. Ah, ok, ultima scelta perché ho utilizzato almeno una volta tutte e tre le mosse. Ci sarà almeno una volta che... sì, sì, sicuramente sì. Sì, sì, sì. Sono accorto che, non dico che stavo dicendo una stupidaggine, però una cosa inutile praticamente. Bene, l'attacco speciale è ritornato al massimo, io continuo a lanciare Ultra Ball che tanto non serve a nulla, Kitty subisce divinazione, Kitty viene sconfitta. Io spero con Uxie e Mesprit di metterci poco. Veramente, perché io non posso farcela. Non posso farcela, veramente, non ci posso credere. Boh, non... Devo curarlo, Zarazar? No, non lo curo. Io volevo parlare di serenamente di alcune cose della mia vita quotidiana, come per esempio che anime sto guardando in questo periodo. Ho finito, come vi ho detto, ReZero, la Director's Cut, anche se in realtà ho fatto un po' di miscuglio tra la Director's Cut e la serie normale, perché io e il mio amico non riuscivamo a resistere, non riuscivamo ad aspettare che uscissero gli episodi della Director's Cut. Ho iniziato Arte su YouTube, nel canale della Yamato Animation, che è un anime dove la protagonista si chiama Arte ambientato nella Firenze del Rinascimento, quindi XVI secolo. In realtà non lo so, c'era scritto nel primo episodio e mi sta piacendo un sacco, ragazzi. Mentre ieri ho iniziato Tower of Gods. Dovrebbe uscire oggi il terzo... No, mercoledì esce, oggi è martedì. Ieri ho visto il primo episodio, oggi martedì guardo il secondo, così domani mercoledì dovrebbe uscire il terzo. E basta, e appena ho un po' di voglia inizio No Game No Life, giuro. È da mesi che lo voglio iniziare. E niente, ragazzi. Niente.
serie TV non ne sto guardando, vi ho detto gli anime che sto guardando, ho finito My Hero Academia, Darwin's Game, Nanatsu no Taizai terza stagione, a cosa sto giocando volevo dirvi, ma me ne volevo parlare dopo aver letto i due nuovi commenti di Teo03 ed Emilio Evaldi, vi giuro che vi leggerò ragazzi, non preoccupatevi. Adesso qui cosa posso fare? Non posso neanche velocizzare, non posso tagliare, perché, oh ragazzi, io non ci credo. Secondo me si è buggato, secondo me. Ho perso? Sì. Secondo me si è buggato. Ma lo fa anche con una Pokéball 3 movimenti? No, non credo. Uno però ne ha fatto. Quindi vuol dire che con la Mega Ball ne fa due. Io giuro, io ve lo giuro, ragazzi. Vediamo se ci ho preso. Uno? No, uno solo. Io ve lo giuro, ragazzi, che li catturo tutti e tre. Finisse anche un episodio di 50 minuti, un'ora. Venisse anche un episodio di un'ora, giuro che li catturo tutti e tre. Ah, madonna. Io, ragazzi, vi giuro che non ce la faccio più. Io ve lo giuro. Non è possibile. Non è possibile, Azelf. Sei salito veraamente. Altro che Staffull, altro che... non mi ricordo poi che altro Pokémon ho detto che mi fa schifo. Non mi ricordo il secondo in classifica. Ma vi giuro che mi è venuto caldo, ragazzi. Mi è venuto caldo. Io lo giuro, Azelf, sei salito al primo posto nei Pokémon che odio di più. Ma veramente, solo per il moveset stronzissimo, ok? Congiura ed extrasenso. E già che c'hai un attacco speciale altissimo. Ma ragazzi, quante volte ha fatto tre movimenti? Quante volte? Quante? E magari... Ti prego. Io non ne posso più. Voglio morire, io non ne posso più, ragazzi. Non ne posso più. E magari ci metto pure tanto anche con gli altri, ci metto pure. No, gli altri non dovrebbero avere congiura. Sono quasi sicuro al 100% che non abbiano congiura. Sì! 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 Oh mio Dio, ho fatto una cosa che non dovevo fare. Ho quasi mandato in palla il gioco. Azelf, Pokémon pezzo di merda di volontà. Al volo di Azelf gli uomini impararono la determinazione nelle azioni. In tal modo nacque la volontà. Sono 10 cifre. Sono 10 lettere. Come si fa a darlo che... Ah, non posso? Ah, non posso! Non posso! Perché... Aspetta. Boh, perfetto. Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio. Ho perso della sanità mentale. Ho perso della sanità mentale. Per arrivare alla Torre Cielo da Ponentopoli... Ora, dovrei avere abbastanza bolli in effetti, perché in realtà ci ho messo tanti minuti di video per catturarlo, ma non così tanto tempo e quindi ball. No, ho sbagliato. Dovrei avere ancora... Vabbè, non ho utilizzato timer ball, l'ho preso con la ultra, ball. Ne ho 70 giuste. Ora... Non posso nemmeno volare, chi se ne dei frusci, ragazzi, anche perché comunque... lì c'è addirittura un fantallenatore, anche perché comunque i Pokémon sono di livello basso qua. Allora, torre... Cosa? Mi sa che è un fungo che è respawnato. Sì, appunto. Che venderò off camera. Allora, si trovano Pokémon? Mi pare di sì. Ah, è ancora attivo? Ok. Meglio... Va bene, gioco. Ho sconfitto tutti, meno male che l'ho già fatta, anche perché comunque devo andare a chiamare la professoressa Aralia, se non mi sbaglio, era in cima, dove ci stava perfettamente, mi ricordo qualcuno aveva scritto, mi pare Crow, il tizio del treno, mi pare, che è un estimatore di se non mi sbaglio. Ora, siamo alla cima, sì. Allora, che strana atmosfera, controlliamo qui attorno, se proprio devo. Ok, un attimo, sì,
Belze suona la campana, ma non c'è niente, giusto? I rintocchi della campana riecheggiano nei dintorni. E Mesprite è sparito. Ma madonna, per un attimo ci ho pensato seriamente. Allora, Mustache per primo, la squadra è stata curata. Partiamo. Vabbè, non serve fargli sentire la canzone, ragazzi. Mesprit dovrebbe essere quello bilanciato dei due. Dovrebbe avere tutte le statistiche uguali. È tipo uno dei pochi Pokémon, non sono poi così pochi in realtà, ad avere le statistiche identiche. Penso che sia intorno a 100 come valore dovrebbe avere. Tipo, penso che... Ok, e se gli facessi una cascata, penso che Azef abbia 150, 50, 150, 50, 150, andando in ordine d'attacco a velocità. Forse un'altra cascata, Copione. Ok, peccato non avere assorbacqua, però Copione è andato fuori uso. Ok, salviamo, stando attenti. E mentre Mesprit 100 100 100 100, Yuxi 50 150 50 105. No, i conti non tornano, devono avere forse la vita bilancia, non lo so ragazzi, purtroppo non posso ricordarmi tutto. Sta di fatto che sono tipo una ventina di Pokémon ad avere tutte le statistiche uguali, tipo oh mio dio, tipo Fion, Manaphy, Victini, Shaymin, scusatemi lo pronuncio Shaymin, la forma normale. Io non ci credo, ragazzi. Lo vorrei rinominare tipo manna dal cielo, robe del genere, ma non lo farò, dai. Mesprit, Pokémon emozione. Al volo di Mesprit gli uomini conobbero le gioie e i dolori della vita. In tal modo nacquero le emozioni. Queste descrizioni dovrebbero essere quelle di Platino. Perché io so, io bazzico tantissimo nel sito di Pokémon Central Wiki, da alcuni giochi, da giochi a giochi, riciclano le descrizioni. Sì, se non mi sbaglio, da Platino hanno riciclato quelle che poi hanno messo su Nero 2 e Bianco 2. Non mi pare Nero e Bianco, ma Nero 2 e Bianco 2. Sono abbastanza sicuro di questa cosa. Mentre, ovviamente, Zefiropoli per andare a prendere l'ultimo. E devo ancora leggere i commenti, perché non ne ho avuto il tempo materiale. No, qui non serve, mi curo. E... Ah, Teo ha scritto un altro commento, Ok, perché il primo è lunghissimo, ma li leggerò, in ogni caso. Ho ancora la falda sotterranea da fare, se ci metto poco a catturare Mesprit. Allora... Tra l'altro oggi è martedì, quindi non c'è la cosa speciale nel bar... Eccoci qua, si avverte una strana presenza, vuoi dare un'occhiata in giro? Ovviamente. Ragazzi, vi chiedo scusa se con Mesprit non sono andato subito da... Lui, so che è assessuato, ma sono andato prima ad interagire con la campana amnesia, ecco, ma in realtà è meglio, così posso dosare meglio i danni, allora palla ombra non te la toglie nessuno. Ok, però non voglio diminuirgli la difesa speciale. Sono andato prima ad interagire con la campana, so che potevo andare subito da Mesprit e non rovinare il momento, vi chiedo scusa ragazzi. Come ho fatto praticamente con Yuxi e Azelf, sono andato subito da loro una volta che sono scesi praticamente. Ok, allora, forse con un geloraggio lo posso mandare a... No, allora con cascata forse. Però in effetti... No, ecco, giusto, ha senso, sì. Si è aumentato la difesa speciale. Ovviamente dico aumentato anche se so che sono assessuati i leggendari. A parte... Ah, ok. Sarei stato felicissimo in realtà. Potevo andare a fare la falda sotterranea, o come si chiama, non mi ricordo. Allora, Emilio Valdi, metto like e cuore, mi scrive, e li sto leggendo adesso ragazzi, non li ho letti nel frattempo mentre facevo altro. No, allora, mi spiace che sia un po' nervoso Belze. Belze, non catturerò Mew su Pokémon giallo, io, no, faccina triste. Aspetta che nell'episodio scorso, oddio ragazzi, allora...
È arrivato un altro commento. Ah no, ok, è sempre lo stesso. Sono tre i commenti. Allora, andiamo con ordine. Intanto Kuro Mustache, che regge molto bene gli attacchi, visto che Yux è al posto di... ho sbagliato! Vabbè, non importa. Al posto di congiura Ciamnesia. Allora, non preoccuparti, l'ho scritto anche nel post di condivisione del video, che tu sicuramente non ti sei perso, perché meno male che sono immune a flagello, perché mi avrebbe fatto parecchio male, cioè farebbe parecchio male flagello con vita rossa. Giusto, non fa male, non fa più male se hai poca vita, la tattica del Rattata con focal nastro, flagello e attacco rapido. Giusto? No, ok. Ma non preoccuparti, sto già meglio. Tralasciando la parentesi di Azelf, che fortunatamente è finita, però purtroppo al 90% mi impedirà di fare anche la falda sotterranea, che non so quanto sia lunga, però se faccio un video di 40 minuti, ragazzi, a voi dà fastidio. Mi piacerebbe esplorarla. Sta di fatto comunque che dovrei avere abbastanza tempo per farla in uno dei prossimi due video, visto che in uno c'ho soltanto Regirock e Registeel, se non mi sbaglio, mentre nell'altro c'ho due lotte. Ti prego, vado subito, ragazzi, vado subito. Prima leggo cosa mi dicono di Uxie. Pokémon Sapienza: al volo di Uxie gli uomini impararono a risolvere i problemi, in tal modo nacque la conoscenza. Bene, ragazzi, vabbè, lo facciamo? Chi è che me lo dà? Sono qui per studiare i fossili di Pokémon. Torno a trovarmi quando avrai dei fossili. Questo scheletro è stupendo. Ogni volta che lo guardo, rimango a bocca aperta. Piacere, io sono Cirillo, il vice direttore. Per ringraziarti della tua gentile visita, ti farò fare un giro del museo. Non dovevo entrare, ragazzi, ma ormai è troppo tardi. Comunque, finendo il commento di Emilio, non preoccuparti, che sto meglio, tralasciando la parentesi di Azelf. Belze, non catturerò Mew su Pokémon giallo, io no. Però, se non mi sbaglio, qualche video dopo quel video, ho detto che ci avrei fatto un pensiero e che mi sarei informato per il metodo. Se lo scrivete voi, se me lo scrivete voi, ve ne sono grato. Però mi informerò lo stesso. Ci faccio un pensierino. Come ultimo episodio, catturare Mew sarebbe una cosa fantastica in realtà. Una bella miniaturozza. E quindi non si sa mai. Oh, meno male, dimmi che Aloe mi impedisce di fare il giro. Tu devi essere Belze, mi fa piacere che tu sia qui. Fatalità mi chiamo come il tuo sfidante di 2 anni fa. Fossil Tappo. Davvero preferisci Fossil Tappo? Ovviamente. È proprio una bella scelta, lo so. Se vuoi rigenerarlo, chiedi pure all'ingresso. Belze ottiene Fossil Tappo. Mi sa che la falda sotterranea proprio non la farò mai. Mami, se mi interrompi mentre faccio da guida, mi spavento. Mami, non ti sei ancora presentata? Non so perché ho fatto questa voce. Ah, hai ragione. Io sono Aloe e sono la direttrice di questo museo. Tra l'altro, quell'accento sulla E. No, è lo stesso accento della parola perché, se non mi sbaglio. O no? No, non è vero, non è vero, non è vero. È lo stesso accento della parola Pokémon. E infatti non si legge Pokémon. Quindi cos'è, Aloe? Potrebbe essere, in effetti. Sono sempre nel mio studio, ma se hai tempo libero vieni pure a trovarmi. E devo ancora finire i commenti. Ah, mami, mami. Va bene, continuiamo. Questo che vedi è lo scheletro di un Pokémon tipo drago. Deve essergli accaduto qualcosa mentre stava volando e infatti si è fossilizzato proprio in questa posizione. Guarda, lo escludo. Sapete cosa farò? Rigenero coso. Non Arcen. Tirtoga. Guardo le nature, quello è un fossile di Armaldo. Fatalità di un Armaldo intero. Rigenero coso, Tirtoga. Guardo le nature del trio dei laghi e leggo i commenti. Oggi sappiamo che il Pokémon Deoxys cambia la sua forma quando viene investito dal potere dei meteoriti. Ah, ok. Ah, per di qua. Questa è la riproduzione di un Chiarolite. Ah, sì. Ne hai mai sentito parlare? Pensavo fosse una Pokéball. È la forma che assume il Pokémon leggendario Reshiram o Reshiram quando dorme. Hai già visto Reshiram? Incredibile. Allora probabilmente le mie spiegazioni non ti serviranno a nulla. Esatto, lasciami andare per favore. La prossima stanza è la biblioteca. Non si può sfidare Aloe. Spero di no, mi informerò. Quella successiva è lo studio della direttrice Aloe. Lei prima era un capo palestra, lo sapevi? Sono libero. Allora... faccio dei save states, provo a controllare se si può sfidare Aloe. Oh, è aperto qua. Attenzione, Ocho. Vediamo un po'.
Allora leggiamo solo il dialogo. Anche pensarci tutta una vita, certi problemi non hanno soluzione. Un po' come Silvestro, lei, che non si può sfidare. Gli altri problemi hanno soluzioni diverse a seconda di chi le trova. Tuttavia, non è facile imbrigliare la curiosità perché in essa convivono il desiderio di scoprire cos'è la verità e l'idea romantica della ricerca. Io ho letto quello che ha detto, ma non ho capito mezza cosa di quello che ha letto, perché stavo pensando alla prossima cosa da dirvi, ovvero che ci siamo dimenticati di trovare Omar a Liverciopoli. L'ho cercato un po' off-camera, ma ho fallito. Prego, entra pure. Cosa? Spiacente, qui non diamo via acqua fresca, maledetto. Siamo in una biblioteca, mica in una palestra. E allora urlo. E allora urlo quanto mi pare. Comunque, ragazzi, eccoci qua. Sì, userò Fossil Tap per rigenerare un Pokémon. Ho rigenerato un Pokémon dal fossile che mi hai affidato. È Tirtoga, abbine cura. Che peccato, la tua squadra è già al completo. Torna a prendere questo Pokémon più tardi, intanto me ne occuperò io. Lo prenderemo off camera, ragazzi, lo prenderemo off camera. Intanto voglio analizzare le nature del trio. Penso che Mr. Primus mi darà un premio che ha a che fare con il trio, credo. O forse con il fossile. Archeomania, ecco, infatti, ci ho proprio beccato. Vediamo se scompare. Sì, ok. Allora, ragazzuoli, ammirate le statistiche. Ecco qua, coglione, natura calma. Quindi, ma in realtà non cambiava niente. Vedete? Vedete, ragazzi? L'attacco speciale è la velocità. Poi, Mesprit ha bene o male. Ottima natura per Mesprit, in realtà. Ha delle statistiche bene o male molto somiglianti tra loro. E questa è sempre. È timida, giusto? E Scaltra. Oddio. Vedete le difese. Burp. Le difese di Uxie. Tra l'altro ha levitazione come abilità. E ragazzi, mi sa che mi devo fermare qua. I due commenti di Teo03, te li leggerò. Mi rivolgo direttamente a lui. Te li leggerò nel prossimo episodio, non preoccuparti. Anzi, me li screeno subito, me li screeno. È solo che non ho tempo, purtroppo. È stata tutta colpa di Azelf. Già, davvero. Quindi ragazzi, a domani con il terz'ultimo episodio. A domani. Toccherà. Penso che farò Morimoto e Nishino. Ci teniamo i regi per il penultimo episodio. Così da fare leggendari, sfide leggendari e sfida finale alla Lega. Ok? Spero che vi vada bene quella che è la scaletta di questi ultimi tre episodi. Ok? A domani, ragazzi. Ciao a tutti.